Si contano le frane anche nel Tiguglio. Un grosso smottamento si è riversato sulla strada per Paggi, a Brecanecca, cedimento della carreggiata. Regione Liguria ha chiesto un nuovo stato di emergenza dopo quello già riconosciuto per le mareggiate di novembre. I comuni contano i danni. Le ultime fasi di maltempo hanno riempito gli invasi liguri. Dopo un triennio molto difficile, gli impianti idroelettrici lavorano a pieno regime. Affitti residenziali, anche nell'entroterra non è facile trovare casa. In collina l'offerta scarseggia in favore di bed and breakfast e agriturismi. In Liguria aumentano i casi di aggressione al personale sanitario da parte di pazienti e dei loro familiari. Si tratta per il 30% di attacchi fisici e per il 70% di violenze di tipo verbale. Disturbi alimentari, 9 pazienti su 10 sono ragazzi adolescenti. Quelli presi in carico nel 2023 in Liguria sono aumentati del 5,3% rispetto al 2022. Missione Gaza, 3 bambini palestinesi in condizioni gravi sono ricoverati al Gaslini di Genova. Dall'inizio della crisi nella striscia sono già stati organizzati 3 voli ed un'evacuazione. Regione Liguria finanzierà l'acquisto del Teatro Cantero. Al comune di Chiavari 2 milioni dal Fondo Strategico Regionale. Prosegue la ricerca di investitori pubblici e privati per finanziare la ristrutturazione. Il depuratore in colmata Chiavari si farà. Iren sta lavorando alla gara d'appalto, lo dice il presidente della Liguria Toti in risposta ai consiglieri regionali che chiedevano la revisione del progetto. Depuratore di Chiavari, il comitato replica, la collocazione va rivista perché è troppo impattante sulla città, l'esempio dell'impianto di Cornigliano. La nuova direttiva europea Case Green prevede una riduzione graduale dei consumi negli edifici, saranno necessari imponenti lavori di riqualificazione, soprattutto nelle case più vecchie. Resta l'elemento umano il fattore chiave per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Conclusa l'esperienza formativa dei giornalisti liguri a Malaga, 10 giorni di approfondimento e laboratori. Bentrovati e bentrovate al TG Guardando la Settimana, notiziario di Telepace in cui rivediamo le principali cose di cui abbiamo parlato negli ultimi 7 giorni. In apertura parliamo dei danni del maltempo, c'è stata l'allerta nella scorsa domenica sera nel Levante Ligure. Lunedì mattina le amministrazioni si sono messe al lavoro per contare i danni e porvi rimedio. In particolare due situazioni stanno impensierendo l'entroterra del Tiguglio, a Carasco la frana lungo la strada per Paggi e Cogorno l'introduzione della viabilità, adesso ripristinata, per Brecanecca. Sentiamo. Di nuovo maltempo nel fine settimana e stesse conseguenze per il territorio ligure. Dopo un'altra fase particolarmente perturbata, si contano i danni e le criticità causate dalla pioggia e dalla saturazione del terreno. Nell'entroterra chiavarese sono 2 le frane principali che hanno colpito la viabilità. A Paggi, frazione di Carasco, uno smottamento ha fatto precipitare una porzione di terreno e un muro nella strada sottostante, colpendo anche una macchina parcheggiata. L'episodio, che fortunatamente ha causato solo danni materiali e un temporaneo arresto della viabilità, è inserito però in un quadro generale problematico. Questa notte, purtroppo, visto il tempo che c'è, è venuto di nuovo uno smottamento qui in località Termini, per la strada che va a Sant'Umberto, e quindi è rimasto coinvolto un'autovettura parcheggiata sotto. Fortunatamente, insomma, il danno c'è, ma non è lieve entità, diciamo, rispetto a quella che abbiamo sotto la strada, che purtroppo va a incidere sulla strada che lo conduce alla località Razzetto. Laggiù è più preoccupante. L'altro episodio franoso è avvenuto nella strada provinciale 34 in località Brecanecca, frazione di Cogorno. Qui una porzione laterale della carreggiata è collassata a seguito di una frana sottostante la lingua d'asfalto, causando l'arresto del transito veicolare. C'è un movimento già in atto da un po' di tempo e purtroppo ieri nel primo pomeriggio è successo che ha collassato ed ha creato un problema, diciamo, proprio di interruzione del traffico perché non si passa in sicurezza. Tra l'altro devo dire che è andata anche bene perché, essendo di giorno, abbiamo avuto anche la mobilità dei cittadini che hanno sensibilizzato i passanti e di rallentare e di avere molta attenzione. I lavori per ripristinare la situazione sono già in corso. In entrambi i casi il ritorno alla viabilità normale dovrebbe essere veloce. La strada, diciamo che è chiusa, come facciamo prima, però chiaro, se qualcuno, dato che c'erano 5 famiglie che praticamente erano isolate per la necessità, ho visto che adesso l'impresa qualcuno lo fa passare, diciamo, messo in sicurezza. Io penso che in giornata sicuramente metteremo in sicurezza tutto per rendere la viabilità completa. Direi che è un lavoro
che mi pare assuma anche un carattere molto veloce, che è quello delle celle, che è una specie di prefabbricati di Lego, che è costruzione tipo una palificata di legno invece in cemento, ed è una tecnica molto veloce che deve dare dei buoni risultati. Gli episodi franosi, che hanno colpito molte altre località del territorio ligure, fanno nuovamente riflettere sulle attività di presidio del territorio e su un sostegno economico adeguato da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Per un primo bilancio che possa capire, ma 1 milione di euro ci vorranno tutti per mettere in sicurezza. Purtroppo speriamo che qualcuno ci aiuti, città metropolitana, regione, Liguria, vediamo un po'. 1.350.000 euro per rimettere in sesto le zone del Genovese e dello Spezzino che hanno avuto danni nelle mareggiate dello scorso autunno. Sono i fondi stanziati attraverso lo stato di emergenza per la Liguria che il governo ha riconosciuto lunedì. Sentiamo. Il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza richiesto da Regione Liguria per le mareggiate del novembre 2023 e stanzia così 1.350.000 euro, che si somma al 1,5 milioni che Regione Liguria aveva messo a disposizione per le somme urgenze. Il totale sfiora quei 3 milioni che i comuni avevano segnalato nel complesso come impegno di spesa immediato. Gli stati di emergenza non danno solo risorse per coprire i costi già sostenuti dai comuni, in parte anticipati con 1,5 milioni di euro da Regione Liguria, ma anche ordinanze che consentono tempi più veloci per realizzare le opere, che poi si tratta evidentemente di ripristino delle normali condizioni di vita. Altra cosa sarà la seconda fase, quella degli interventi strutturali, per cui abbiamo chiesto oltre 60-70 milioni di interventi. Spero che il governo anche su questo possa darci una mano da qua ovviamente ai prossimi mesi, e poi non me lo dimentico mai le risorse per i privati e per le attività produttive che sono state gravemente danneggiate da quell'ondata di maltempo. Regione si è attivata per chiedere o l'estensione di questo provvedimento alle conseguenze dell'ultima ondata di maltempo che ha causato smottamenti e frane in diverse zone della Liguria, o per ottenere un nuovo provvedimento. L'abbiamo già fatto addirittura all'inizio della scorsa settimana, quindi ancora prima degli ultimi eventi del weekend che abbiamo appena gestito, e quindi, come dire, dobbiamo lasciare il tempo, di solito una decina di giorni, ai comuni per poter elaborare le schede. Direi che si tratta di diverse decine di milioni anche in questo caso, se andiamo a sommare da Ponente a Levante tutti gli interventi puntuali su cui stiamo avendo una relazione che ci arriva dai vari territori. Ma poi non dimentichiamoci mai della parte strutturale, sono quegli interventi che avvengono nella seconda fase di protezione civile, ma ci consentono non solo di ripristinare la piena viabilità, ma anche magari di migliorare la capacità di resilienza di quel territorio che è stato colpito, dall'ondata di maltempo e ha ceduto, se parliamo di ovviamente situazioni stradali oppure di altro tipo, quando trattiamo eventi, come dire, diversi da quelli a cui abbiamo assistito tipicamente negli ultimi giorni. Le fasi di maltempo che hanno caratterizzato nell'ultimo periodo la Liguria hanno avuto anche dei riscontri positivi. Gli invasi liguri hanno accumulato notevoli quantità di acqua, permettendo così di riprendere la produzione di energia idroelettrica a pieno regime. Per la società Tirreno Power, che gestisce l'85% del parco idroelettrico ligure, è un'ottima notizia. Negli ultimi anni, infatti, il calo di produzione aveva raggiunto in alcuni casi, come quello del Savonese, un picco del 90%. Facciamo il punto nel servizio. Se la pioggia degli ultimi giorni ha causato disagi su tutto il territorio ligure, un settore strategico e fondamentale ha invece beneficiato di questa fase di maltempo prolungato. Le nuove precipitazioni hanno infatti alzato il livello degli invasi liguri, dopo un triennio particolarmente difficile e avaro di acqua piovana, che ha influito negativamente sulla produzione da parte degli impianti di energia idroelettrica. Negli scorsi anni Tirreno Power, la società che gestisce l'85% del parco idroelettrico ligure, ha rimarcato in alcuni periodi e zone un calo di produzione fino al 90%. I primi mesi del 2024 sembrano poter invertire la tendenza. È un anno che è assolutamente straordinario, quasi rispetto al trend degli ultimi anni, che era assolutamente un trend di tipo siccitoso. Noi negli ultimi anni abbiamo registrato un calo delle produzioni estremamente correlato al calo della piovosità, di quasi addirittura il 90% nel Savonese.
un 50% del Levante e comunque anche un 50% della zona di estremo ponente. Questo fa sì che questa abbondanza di acqua, sia nei fiumi sia nei nostri invasi, fa sì che le centrali idroelettriche del parco di Tirreno Power possano finalmente generare una condizione che in questi mesi dell'anno ha sempre visto gli impianti perdure e invece negli anni scorsi li vedeva estremamente fermi con i livelli bassi. Una buona notizia per i 19 impianti che compongono il parco idroelettrico della società, ma anche per chi fruisce dell'energia prodotta, stimata in 180 gigawatt-ora l'anno e corrispondente al fabbisogno energetico di oltre 70.000 famiglie. A questo si aggiunge il continuo lavoro di manutenzione, che nel 2023 aveva riguardato l'invaso di Giacopiane. 19 impianti, 7 grandi dighe che sono in qualche modo realizzate, installate in tutto l'arco Ligure, Basso Piemonte e con un impianto sconfiniamo anche in Emilia-Romagna. La diga di Giacopiane è stato oggetto di svaso, diciamo, nella seconda metà del 2023 per un intervento manutentivo sulla valvola dello scarico di fondo. Una rondine però non fa primavera. Così, dopo un periodo finalmente positivo, bisogna pensare al futuro e ai suoi cambiamenti. In primis quello climatico, a cui si può rispondere con il miglioramento dell'efficienza degli impianti, da costruire attraverso la manutenzione di un parco idroelettrico funzionante ma spesso datato, e con il riconoscimento di queste strutture come presidi fondamentali del nostro territorio. Questi impianti comunque continuano ad essere strategici anche dalla transizione energetica e sono comunque i impianti che permettono di produrre energia pulita, energia verde. Il 70% dei turisti che cerca casa per le vacanze in Liguria la vorrebbe vicino al mare, il restante 30% invece pensa all'entroterra per spendere meno e per stare più a contatto con la natura. Qui però l'offerta di affitti scarseggia in favore di bed and breakfast e agriturismi. Il servizio. Appartamento sulla costa Ligure a pochi passi dal mare o villetta in collina con ampi spazi. Sono queste le due opzioni di alloggio per chi viene in vacanza nel Tiguglio. Sembrerebbe infatti che le richieste maggiori vertano sulla casa vicino al mare, anche se, come già approfondito, si rischia di imbattersi in prezzi davvero molto alti nella stagione che va da giugno a settembre. Al contrario, spostandosi nella prima fascia dell'entroterra, l'offerta è minore, proprio perché la richiesta risulta molto più bassa e anche i prezzi si ridimensionano. Qui, in città come Borzonasca, Casarza, Lejvi, Cogorno e Carasco, si trovano poche case in affitto per la stagione e si punta molto di più sui bed and breakfast o sugli agriturismi. Lontani dal mare sì, ma dei comfort ci vogliono. Chi cerca infatti una soluzione da queste parti preferisce spazi aperti, magari una piscina, un grande giardino o parco giochi, o comunque qualcosa che li attiri particolarmente. In queste zone si riversa circa il 30% dei turisti, non solo famiglie con bambini che non hanno interesse ad andare ogni giorno in spiaggia, ma anche coppie amanti della natura e persone più anziane che amano l'aria di mare, ma non intendono necessariamente armarsi di costume e fare il bagno in mezzo al caos di folla che si riversa sulla costa Ligure tra giugno e settembre. Un altro modo di vivere la vacanza che può rivelarsi una valida alternativa alla classica settimana in spiaggia, con una casa a 100 metri dal mare, pagata uno sproposito. E aumenta il numero di aggressioni al personale sanitario. La Liguria in particolare risulta la terza regione più interessata in Italia dal problema degli attacchi fisici e verbali verso medici e infermieri. Si stima che un operatore su tre sia stato coinvolto in episodi di violenza e che almeno l'80% dei lavoratori abbia subito un'aggressione nell'arco della propria vita lavorativa, di cui il 90% di, appunto, diciamo, di queste vittime si tratta di donne. Sentiamo. La sicurezza degli operatori sanitari è un'emergenza nazionale. Ogni anno, infatti, in Italia vengono denunciati circa 3.000 casi di minacce e aggressioni. La Liguria, nello specifico, risulta tra le regioni più colpite, dopo Lombardia e Emilia-Romagna, registrando 331 casi di attacchi nei soli primi 6 mesi del 2023. Da questi dati rimangono fuori coloro i quali fanno l'esercizio autonomo della professione, quindi liberi professionisti e chi lavora nel privato. Un operatore su tre è coinvolto in episodi di attacchi fisici o verbali. Si registra che almeno l'80% dei lavoratori ha subito un'aggressione nell'arco della propria vita lavorativa e che il 90% delle vittime sia donna. Dati allarmanti che rendono comprensibile il fatto che il 45% del personale intervistato stia pensando di lasciare la professione. Ciò andrebbe naturalmente ad aggravare la già preoccupante carenza di personale. Le professioniste donne. Un po' perché sono la maggioranza e un po' anche perché
c'è ancora una cultura da modificare, perché quello della violenza è un'abitudine che si sta diffondendo, ahimè, in maniera preoccupante. Sono circa il 70% le aggressioni di tipo verbale contro un 30% di tipo fisico. Nell'anno 2023 si aggiunge poi una nuova forma di violenza, quella rivolta ai beni personali, che coinvolge circa il 15% del personale sanitario. E confidiamo che le istituende riforme di sanità territoriale vengano attivate al più presto, perché queste strutture faranno da filtro per gli accessi impropri in pronto soccorso. Si stima che il 44% degli infermieri nell'arco del 2023 abbia ricevuto tra le 8 e le 10 aggressioni fisiche o verbali. Tali attacchi non provengono solo dai pazienti, ma anche e soprattutto dai loro familiari. Mettiamo in conto a volte che siamo a rischio di aggressioni e le consideriamo, tra virgolette, fisiologiche. Si rivelano dunque necessarie imminenti soluzioni strutturali su tutto il territorio per garantire la sicurezza dei lavoratori del servizio sanitario, personale che merita un grande rispetto per il lavoro fondamentale che offre al cittadino, mettendo a disposizione la propria competenza e professionalità, nonostante i carichi sempre più estenuanti di lavoro, i limiti strutturali e la già citata carenza di personale. In Liguria è aumentato il numero di pazienti affetti da disturbi alimentari. Nel 2023 i casi presi in carico dalle strutture sanitarie sono stati del 5,3% in più rispetto al 2022. Si tratta per lo più di adolescenti, che in 9 casi su 10 sono di sesso femminile. Il report è stato illustrato in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, nel corso della quale è stata lanciata la campagna "Non lasciare che i disturbi alimentari vivano al posto tuo". Sentiamo. Aumentano del 5,3% in Liguria i pazienti presi in carico per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, 1744 nel 2023 contro i 1500 del 2022, dati che fanno emergere il fatto che bisogna sempre di più parlare di questo tipo di malattia, poiché risulta il primo modo per affrontarla. Il periodo Covid ha scoperchiato un vaso di Pandora da cui sono uscite veramente tanti disturbi, tra i quali disturbi del comportamento alimentare, la bulimia, l'anoressia, il binge eating, eccetera. Questo disturbo può colpire qualunque fascia d'età, ma quella che sembra maggiormente coinvolta va dai 12 ai 17 anni, e a soffrirne in modo particolare è la popolazione femminile, con una stima di 9 casi su 10. La Regione Liguria ha una rete che permette di prendere in carico, diciamo, prevalentemente soggetti femminili, ma anche se vediamo che anche ormai anche il sesso maschile ne è affetto. Per tutte queste ragioni e in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi dell'alimentazione, la Regione Liguria sta ponendo sempre più attenzione al tema, lanciando la campagna "Non lasciare che i disturbi alimentari vivano al posto tuo". Il nostro compito è quello di potenziare, omogeneizzare i trattamenti e generare quindi una filiera che permetta di dare una risposta efficace in tempi molto rapidi per questo disturbo. Riconoscere il disturbo dell'alimentazione non è facile. Spesso chi ne soffre non è il primo ad accorgersene, ma viene allertato da compagni di classe, amici o familiari. Per questo motivo c'è bisogno di una maggiore condivisione del problema, di prevenzione e aumento del personale. ASL 4 ha indetto varie iniziative volte a informare e sensibilizzare la popolazione. Nell'ospedale di Sestri Levante è presente il Centro Disturbi Alimentari, che programma vari incontri per aiutare a capire l'approccio più adatto da avere con questa malattia. Qui sono stati infatti effettuati già vari colloqui e laboratori. In calendario poi, per il prossimo 21 marzo alle ore 14, l'incontro "Insieme è la strada per la guarigione", con la preziosa testimonianza di alcuni pazienti che hanno completato con successo il proprio percorso di risanamento. E adesso parliamo della striscia di Gaza e delle conseguenze che l'invasione dell'esercito israeliano sta portando alla popolazione civile, che è privata anche dei beni di primaria necessità. Grandi sofferenze che patiscono in particolare i più deboli, come ad esempio gli anziani e i bambini, che soprattutto quelli, diciamo, che hanno già alcune patologie, non possono proseguire le loro terapie.
Anche per questo motivo è stata attivata una missione umanitaria che vede in prima linea l'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Sentiamo. La guerra è un dramma che moltiplica i suoi effetti anche oltre il campo di combattimento. Oltre alle vittime e ai numerosi feriti, l'annientamento di un territorio, delle strutture sanitarie, rende impossibile la cura di coloro che soffrono a causa di malattie importanti. Per sopperire a questa necessità è stata attivata una missione umanitaria a favore di pazienti pediatrici palestinesi, alla quale ha aderito anche l'ospedale Gaslini di Genova. Il Gaslini è stato coinvolto sin dall'inizio con una missione che è iniziata in Egitto per valutare i pazienti per il trasporto e quindi abbiamo contribuito insieme all'aeronautica militare, alla Marina e al Ministero degli Esteri a creare le condizioni per poterli portare in Italia. L'ultimo volo è avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 marzo e ha portato al Gaslini tre piccoli pazienti che versavano in condizioni estremamente compromesse. Dall'inizio della crisi in Terra Santa sono stati organizzati tre voli ed un'evacuazione attraverso la nave Vulcano. Sono tutti pazienti stabili ma con ferite importanti. La quota preponderante di questi bambini ha ferite di guerra, quindi amputazioni, fratture, ustioni, e poi c'è una quota minoritaria di bambini che hanno altre malattie che non possono essere più curati all'interno della striscia di Gaza perché l'infrastruttura ospedaliera non riesce più a gestire non solo le emergenze ma anche quelle che sono le cure di pazienti non vittime di guerra. Sul volo per il Gaslini erano presenti il dottor Andrea Moscatelli e l'infermiera Morgana Baccherini, l'equipe specializzata nel trasporto e nella stabilizzazione di bambini critici in ambienti difficili. Questo ospedale è proprio specializzato nella gestione del trasporto di pazienti critici, quindi semplicemente abbiamo messo a frutto la nostra esperienza in un ambiente non convenzionale, ma siamo abituati a gestire emergenze in ambienti non convenzionali. Regione Liguria finanzierà l'acquisto del Teatro Cantero da parte del Comune di Chiavari, lo ha annunciato il Presidente della Regione Giovanni Toti in un incontro con i rappresentanti delle amministrazioni del territorio e i privati interessati a partecipare alla riapertura del teatro. Sentiamo. Da un po' di tempo era nell'aria e adesso c'è la conferma dei diretti interessati. Il Comune di Chiavari acquisterà il Teatro Cantero grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Liguria. Lo ha annunciato il Presidente di Regione Giovanni Toti in un incontro proprio a Chiavari con gli amministratori del territorio e i soggetti interessati al progetto di riapertura del Teatro Cantero. Tra pochi giorni rinnoveremo il piano degli investimenti all'interno del Fondo Strategico Regionale per poi finanziarlo nella manovra di luglio di assestamento di bilancio e quindi mettere a disposizione i fondi, circa un paio di milioni di euro, per sostenere l'acquisto. Sono soldi che fanno parte del piano strategico regionale, quindi dovrebbero arrivare entro luglio. Il soggetto che acquisterà il teatro è il Comune di Chiavari. L'accordo con la proprietà alla cessione era stato reso pubblico alcune settimane fa. Una volta che arriveranno i soldi, ci saranno poi alcuni passaggi formali prima che la sala passi effettivamente in mano al pubblico. È un bene vincolato dalla soprintendenza, perciò occorre formalizzare il passaggio dalla proprietà in soprintendenza, perciò ci saranno i 60 giorni canonici di silenzio assenso e dopodiché la cosa è conclusa. L'acquisizione da parte del Comune è solamente il primo step, ci sarà poi da ristrutturare il teatro, costo stimato circa 3 milioni, e costruire un progetto di gestione che lo renda più moderno e polifunzionale. Siamo già in contatto con persone, con soggetti che vogliono investire nella ristrutturazione. Andremo anche a Roma dal Ministero a chiedere, essendo diventando una struttura di proprietà pubblica sarà più facile ottenere finanziamenti per la ristrutturazione e quindi è un importante passo avanti, ce ne sono ancora tanti da fare, però è un importante passo avanti. Oltre a coinvolgere gli altri comuni del comprensorio, per farne una sorta di centro a disposizione del Tiguglio, si parla con investitori privati. Abbiamo già dei finanziatori privati, perché Duferco si è comunque offerta, e ringrazio Antonio Gozzi per aver partecipato, anche lui da 2 anni che lavoriamo con lui, e poi abbiamo anche delle persone che vogliono rimanere anonime che finanzieranno secondo noi il resto della struttura. Duferco ha fatto un progetto di ristrutturazione per il teatro che ha dato al comune. Il presidente Antonio Gozzi dice che per investire nel teatro bisognerà vedere quale sarà il piano di gestione. Che il tema principale, secondo me, è mettere a fuoco un modello gestionale che certamente non faccia guadagnare col cantero, perché guadagnare coi teatri credo che sia
quasi impossibile, ma che almeno non provochi delle voragini finanziarie tutti gli anni che poi mettono veramente a rischio la prosecuzione dell'attività. E a margine dell'incontro sul Teatro Cantero, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha poi dichiarato che il depuratore in colmata Chiavari si farà e che l'iter per aprire la gara d'appalto è avviato. Sentiamo. Non si può sempre ripensare 10 volte alle stesse opere. Sul depuratore di Chiavari la Giunta regionale Ligure intende andare avanti. È la risposta del governatore Toti, che secca trancia le ipotesi formulate dai consiglieri regionali Garibaldi, Pastorino, Garibaldi, Ugolini e Rossetti di Lega, Linea Condivisa, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Azione, che a margine dell'ultimo convegno organizzato dal comitato contrario alla costruzione dell'impianto in colmata avevano assunto l'impegno di farsi i promotori di una iniziativa in consiglio regionale per bloccare e ridiscutere la collocazione del depuratore. Secondo quanto dichiarato dal presidente della Giunta regionale Ligure Giovanni Toti, l'iter va avanti dunque senza intoppi. L'amministrazione comunale ha espresso un parere molto netto, l'iter regionale di approvazione è terminato, IREN, con cui sono in contatto costante con l'amministratore delegato Signorini, sta avviando le procedure di gara, il depuratore si farà, è indispensabile a questo territorio, è indispensabile alla qualità del nostro ambiente e non prescinde né esclude valorizzazioni di quell'area anche da un punto di vista urbanistico nel futuro una volta realizzato. E sempre sulla questione del depuratore comprensoriale di Chiavari, dopo le dichiarazioni del Presidente della Regione che conferma l'avanzamento dell'iter di realizzazione, il comitato contrario all'opera ribadisce le molte criticità legate alla collocazione dell'impianto. Il confronto è con un altro depuratore in fase di progettazione, quello di Genova Conegliano. Sentiamo. Due impianti simili, ma collocati in due contesti profondamente diversi. Se intorno al nuovo depuratore di Genova a Cornigliano insiste un'area industriale molto ampia che fa da zona cuscinetto rispetto ai primi insediamenti abitativi e civili, per l'impianto comprensoriale di Chiavari nelle immediate vicinanze c'è un porto, una passeggiata mare, abitazioni e alberghi e in previsione un nuovo polo scolastico. Lo ricorda al comitato che si sta spendendo per fermare la realizzazione dell'impianto nell'area della colmata a mare e che non si scoraggia di fronte alle dichiarazioni del Presidente della Regione fatte a margine dell'incontro sul Teatro Cantero a Chiavari, secondo il quale l'iter realizzativo è ormai avviato e non si può fermare. Il Presidente della Regione Liguria è nato a Viareggio, è stato tanti anni a Milano e quindi probabilmente non conosce le caratteristiche di Chiavari. Chiavari è una città turistica con un porto turistico importante. Credo che nel 2024 sia impensabile fare un depuratore per 140.000 abitanti e 11 comuni vicino a un porto. Da questo punto di vista speriamo che anche i consiglieri regionali della sua maggioranza riescano a ridiscutere tutto il tema e iniziare un nuovo iter e un nuovo progetto. E proprio partendo dal confronto con l'impianto in fase di progettazione a Genova, di cui è stato pubblicato lo studio sugli impatti odorigeni approvato recentemente da ARPAL, si capisce che restando invariati gli effetti, le ricadute sul contesto urbano cittadino sono completamente diverse. Le cose che stanno intorno al depuratore non sono le stesse. Tra l'altro, rispetto anche a quello che dice la legge, io dubito che si possa costruire una scuola così vicino al depuratore, perché ci sono anche sentenze del Consiglio di Stato che dicono chiaramente che il depuratore, per ovvie ragioni, quello che si costruisce vicino al depuratore deve essere ben distante, almeno 100 metri. Chiavari il suo depuratore ce l'ha, basterebbe riammodernarlo e non far spendere ai cittadini chiavaresi praticamente quasi 200 milioni di euro, se non di più. In questi giorni il Parlamento europeo ha approvato la direttiva per ridurre gradualmente i consumi degli edifici residenziali e non nel corso dei prossimi anni. Conosciuta come direttiva Case Green, comporterà la ristrutturazione di moltissimi immobili, anche se mancano ancora alcuni dettagli su come sarà effettivamente accolta dai singoli stati. Ne abbiamo parlato con Ulrich Klamsteiner, direttore tecnico di Casa Clima.
Lo scopo è ridurre le emissioni inquinanti, il mezzo per farlo è riqualificare tutti quegli edifici che consumano troppo. Il Parlamento dell'Unione Europea ha approvato una nuova direttiva, conosciuta come Casa Green, che prevede di migliorare le prestazioni energetiche nel campo dell'edilizia. L'energia utilizzata per riscaldare e raffreddare abitazioni o altri luoghi chiusi non residenziali, infatti, produce circa un terzo delle emissioni totali del settore energetico che causano l'effetto serra. Il fatto di riqualificare gli edifici, quindi fare lavori per rinnovarli, significa spendere soldi, molti soldi, soprattutto in paesi come l'Italia, dove ci sono abitazioni con decine e decine di anni. Per le abitazioni recenti invece ci sarà poco da fare, al massimo qualche piccolo ritocco. Spingerà molto sull'ambito delle disposizioni per le auto elettriche, per cui allacciamenti, punti di ricarica e quant'altro. Andando più nel dettaglio, la direttiva fa distinzione tra edifici residenziali e non residenziali. Concentrandoci solo sulla prima specie, quindi le abitazioni, per intenderci, è previsto che sia fatta una mappatura delle emissioni al 2020 e rispetto a quel dato, entro il 2030, ridurle del 16%. Fino al 20% poi entro il 2035, per arrivare nel 2050 con i cosiddetti edifici ad emissioni zero. La direttiva li definisce come edifici ad altissima prestazione energetica, con consumo molto basso e che in loco producono zero emissioni. È un edificio che non va con fonti fossili. Vuol dire che o questa o la prossima generazione di proprietari dell'edificio dovrà sicuramente nel prossimo cambio del generatore cambiare non solo il generatore, ma dovrà anche cambiare il cosiddetto vettore energetico, per cui il cosiddetto combustibile deve essere green. Ci sono ancora dei dettagli da definire, anche se, spiega Kalmsteiner, la direttiva è molto chiara e lascia poco spazio a interpretazioni. Ogni Stato dovrà fare delle leggi per accogliere la direttiva e poi fare una misura del consumo energetico del parco edifici e valutarne l'impatto, prima di mettere in campo azioni concrete. La cosa buona della norma, spiega sempre Kalmsteiner, è che costringe gli Stati a fare pianificazione e monitoraggio del parco edifici. L'edilizia deve diventare, diciamo, più sostenibile, però ci sono anche, bisogna rendersi anche conto, le possibilità anche tecnologiche. L'edilizia, diciamo, non ha una questione di problematiche tecnologiche, però ha sicuramente una grande problematica sull'ambito economico di persone che non sempre possono permettersi, diciamo, di riqualificare l'edificio. Per quello anche la distanza, diciamo, è prevista entro il 2050. Veniamo adesso all'approfondimento di questa settimana. Si è conclusa l'esperienza formativa Malaga per 26 giornalisti liguri incentrata sull'intelligenza artificiale applicata all'informazione. Presenti anche i due colleghi di Telepace, il nostro direttore Don Fausto Brioni e il nostro Andrea Capitani. Nell'intervista facciamo un bilancio. Un tempo molto impegnativo quello che ci ha visto qua a Malaga a riflettere sull'intelligenza artificiale. Quali sono stati i momenti salienti di questo periodo di formazione? Beh, abbiamo fatto diverse esperienze, abbiamo fatto diverse attività con formatori di alto livello, direi, e abbiamo imparato sia gli aspetti pratici, quindi tutte le app, tutte, insomma, è un settore che va molto in fretta, quindi ce ne saranno altre probabilmente nel tempo che questo servizio andrà in onda, però insomma abbiamo imparato quali sono le app che sono a disposizione dei giornalisti per imparare, per fare meglio il loro lavoro, per facilitare il loro lavoro, il nostro lavoro. E abbiamo anche riflettuto sugli aspetti etici che ad esempio l'intelligenza artificiale generativa ci pone, e quindi sulla manipolazione delle fonti che ci può essere, ma anche sul futuro della nostra professione. Il giornalista ha ancora senso di esistere oppure no? La risposta che ci siamo dati naturalmente è che sì, ha ancora senso, perché appunto l'intelligenza artificiale mette a disposizione degli strumenti, ma poi siamo noi che dobbiamo metterci l'intelligenza naturale per usarli. Ci è stato detto che come un tempo si è presentato internet, e internet ormai è essenziale per il lavoro di tutti e in particolare per il giornalista, così sarà anche per l'intelligenza artificiale. Sì, infatti appunto quelli che ci hanno illustrato sono appunto degli strumenti, e tutti i formatori che sono degli esperti nel campo ci hanno detto che l'intelligenza artificiale viene sempre presentata come una minaccia, ma in realtà, come tutti gli strumenti tecnologici, può essere una minaccia, quindi bisogna esserne consapevoli. Però
potrebbe essere un grande aiuto a svolgere la professione in maniera più veloce, perché poi il nostro lavoro è fatto anche appunto di verifica delle fonti. Ieri ci hanno detto quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per verificare appunto le fonti, addirittura come possiamo fare a verificare che le fonti che ci arrivano generate con l'intelligenza artificiale, cioè a riconoscere queste fonti. Ci sono degli strumenti di intelligenza artificiale che riconoscono le fonti create dall'intelligenza artificiale. Quindi è un mondo veramente molto vasto che è giusto conoscere per rimanere aggiornati e sapere appunto svolgere al meglio il nostro lavoro. Ci sono stati giorni sull'intelligenza artificiale, ma è stato anche un tempo di confronto fra le nostre intelligenze, quello che ci è stato dato come dato naturale, e quindi di convivenza. Qual è il bilancio di questi giorni di convivenza, di fraternità, di lavoro comune? Sì, il bilancio lo dovete fare voi partecipanti, insomma io ho coordinato, io sapevo già che cosa ci aspettava, voi no. Infatti in fase di preparazione io dico sempre che nessuno dei partecipanti sceglie di partecipare a queste formazioni per il gruppo, per il confronto tra di noi. Se noi lo presentassimo così, il programma di formazione non avrebbe nessuno che si iscrive, ma poi effettivamente i momenti più importanti sono forse quelli in cui ci si confronta tra colleghi che in realtà operano sullo stesso territorio, che è molto piccolo, ma che non ci conosciamo, non abbiamo mai avuto occasione di lavorare insieme. Ci sono molti momenti di lavoro proprio di gruppo, che è una modalità inusuale, no, per i giornalisti. Il giornalista fa un lavoro molto individuale, anche se lavora in una redazione. Poi il pezzo si scrive di solito, si produce in maniera individuale, quindi la modalità di lavorare in gruppo, di condividere con dei colleghi dei momenti di lavoro è una modalità diversa, che però è molto stimolante, almeno a quello che avete detto. Poi le nostre giornate si concludevano sempre con una riflessione su le cose che avevamo fatto e le competenze che avevamo acquisito, e questo è un dato che è uscito da quello che mi avete raccontato voi, ma che in genere esce sempre da questi gruppi. Conosciamo l'Europa per le questioni economiche, per in questo momento i conflitti internazionali che ci sono, ma l'Erasmus Plus è un'opportunità offerta dalla comunità europea, dall'essere Europa, sì, in un paese europeo che non è l'Italia. Sì, è un privilegio dei cittadini europei, perché come tutti i programmi di finanziamento europei sono tantissimi e danno tantissime opportunità ai territori e alle persone. L'Erasmus si concentra sulle persone e nella fattispecie quello che stiamo facendo noi è formazione continua, che dà la possibilità di partecipazione non solo agli studenti ma anche agli adulti. Ed è appunto un privilegio dell'Unione Europea, perché se tu sei cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, per esempio il Regno Unito, non ha più questa possibilità, e molti lo rimpiangono perché ne facevano tanti di progetti europei e non possono più partecipare come paesi membri. Poi alcuni programmi prevedono anche l'allargamento ai paesi confinanti e ad altri paesi, ma insomma essere coordinatori di un progetto e prendere i fondi per realizzare delle attività è un privilegio delle associazioni o degli individui che vivono nei paesi membri dell'Unione Europea. È tutto, grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. TG Guardando la Settimana ritorna tra 7 giorni, ma l'informazione continua sempre, lo sapete, sul nostro sito teleradiopace.tv, sul nostro canale YouTube, dove potete trovare tutti i servizi e tutti i programmi, che si chiama Teleradio Pace TV, e naturalmente poi con i nostri notiziari durante la settimana. Buon proseguimento con i programmi di Telepace.